Ciao, volevo chiederti insomma, un po' delle tue condizioni, se ci potevi parlare del tuo infortunio precedente, perché di solito c'è sempre stato definito come un problemino, tanto per capirne qualcosa di più, e quanto questo potrà o sta influendo sul tuo attuale momento. Sto bene, ho riparato un po' dei giorni che sono rimasto un po' fermo, comunque ho avuto un problemino al ginocchio, ho avuto una botta, quindi si era un po' gonfiato, quindi abbiamo dovuto aspettare un po' per vedere come reagiva il ginocchio. Ha reagito bene, quindi sono a posto, il ginocchio non c'è più dolore, tutto è rientrato Quindi ti senti già al 100% o ti devi ancora avvicinare a questa nella normalità. percentuale? No, penso che adesso sto bene, ho fatto questo periodo di pausa che abbiamo avuto, mi ha aiutato anche a lavorare un po' di più per ritrovare la condizione al 100%. Nei dibattiti televisivi alle volte si parla così della tua posizione sul terreno di gioco, se stare sulla destra, sulla sinistra, in mezzo. Tu in altre occasioni hai sempre detto che più o meno è la stessa cosa, o perlomeno ti metti da dove l'allenatore preferisce. Però vogliamo spiegare un po' ancora una volta le tue caratteristiche, come ti senti, come. Ah, io sto, avevo già detto che comunque è un ruolo che ho imparato a fare dall'anno scorso, quando ero arrivato in mister, quindi ho avuto 6 mesi per impararlo bene. Adesso riesco a farlo senza problemi, è un ruolo che ho imparato bene, quindi lo so fare bene. È ovvio che posso giocare in più ruoli, magari dove ci sono ruoli che dove devo difendere di meno, che sta più avanti, quello che ho sempre fatto, però io ripeto, non ho nessun problema a giocare qualsiasi parte del campo. E Michelangelo ti ha educato. Veniamo alla partita di domenica con la Sampdoria. Sentite le pressioni da parte dell'ambiente per questo tipo di partita? È stata definita la partita della vita. Sei d'accordo? Ma pressione non penso che ci sia questa pressione, è una partita comunque fondamentale come sono tutte le partite, però noi dobbiamo andare in campo sereni, senza pressione, sapendo che dobbiamo prendere 3 punti, che in questi ultimi periodi abbiamo fatto pochi punti, quindi dobbiamo assolutamente fare i 3 punti, anche perché è uno scontro diretto con la Salvezza, quindi è molto importante per noi. Giochi contro una squadra, insomma, che ha rappresentato, che rappresenta una parte del tuo passato, non è stata un'esperienza dal punto di vista collettivo, non tanto la tua, particolarmente felice, che ricordo hai. Da dove ho sempre giocato, ho sempre imparato qualcosa, ho sempre fatto bene qualsiasi parte dove sono andato, anche se l'anno scorso è andata male, però nel mio crescere mi ha fatto crescere comunque. Daniele Longo, Sportsbook 24. Ieri la Francia ha conseguito un importante pareggio con la Spagna. Tra i tuoi obiettivi personali c'è una possibile convocazione nella nazionale francese? Io penso sempre a fare comunque bene qui, perché comunque facendo bene qui riuscirà a conquistare la nazionale, quindi per primo penso a fare bene qua e poi il resto viene di conseguenza. Ciao, senti, l'attacco del Parma, diciamo, ha qualche problemino in questo momento, insomma, non riesce molto ad andare in gol. Secondo te da che cosa dipende questo? Ma perché l'attacco non riesce ad andare in gol, penso che non è, cioè, dipende comunque da tutta la squadra. Il pallone comunque per Atalanta non arrivare, quindi se qualcuno riesce a segnare può essere che non mettiamo in condizione di fare gol, quindi dipende da tutta la squadra, sia in fase difensiva che in fase d'attacco. In questa settimana che c'è stato magari lo stop, con il mister avete trovato anche qualche altro assetto di gioco oppure continuate sempre con il 3-5-2? Ma penso che Mistera nella sua fase di tattica è sempre stato 3-5-2, poi se lui vuole fare dei cambiamenti, noi siamo comunque dei giocatori che si adattano a qualsiasi tipo di tattica, quindi dopo dipende sempre da Mistera. Noi siamo a disposizione e aspettiamo di vedere come ci mette in campo. Ciao Paolo Grosso, la differenza tra giocare a destra e a sinistra per te è che a destra sei più portato ad andare al cross e a sinistra più così te tentante ad andare invece dal centrale e andare anche al tiro con il destro, no? Allora in questo momento forse dove converrebbe più giocarsi, a sinistra per fare i gol che mancano o a destra per dare da Mauri i palloni che gli mancano? Quello
quello che hai detto è giusto, comunque quando gioco a sinistra riesco più a centrarmi andando verso la porta e a destra sono più portato al cross essendo destro, però comunque dipende comunque sempre dalla partita, da chi ci abbiamo davanti. È ovvio che se c'erano giocato più piccoli davanti sono più portato ad andare a sinistra, che riesco anche a inserirmi. Avendo la mano davanti penso che sono più utile a destra per poi fargli un po' più di cross. Ci sono dei momenti che mentre occupi questo ruolo che praticamente è a tutta fascia, diciamo, e quindi tocca tante volte anche andare a giocare a diagonale, fa un po' il tranzino, ti senti un po' frustrato, magari mentre la squadra non è in vantaggio, addirittura in svantaggio, spendi energie per difendere, ogni tanto pensi, ma guarda che magari potrai spendere queste energie per far male agli avversari. Ma è ovvio che giocando in quella posizione qualche energia spendo per difendere, però ho la condizione per fare le due fasi, quindi è ovvio che non posso attaccare sempre, perché c'è anche un'altra fase da fare, però fisicamente sto bene, quindi riesco a fare tutte le due fasi e comunque parto sempre da dietro e mi trovo comunque bene. Voi parlate del calendario dello spiegatore, perché ci hai detto, no? Tipo la stampa, inizio il calendario è stato difficile. Però purtroppo io, ma vecchio, quando c'è stato un periodo di calendario facile mi ha sempre raccolto poco. Ne parlate del calendario, fate tabelle oppure no? Ma per quanto mi riguarda io non ho mai guardato il calendario, vedo la partita che c'è giù settimana per settimana. Per i miei compagni non so se lo guardano, comunque non abbiamo parlato nello spiegato del calendario, sono molto concentrato sulla partita che viene di settimana in settimana. Tornare un secondo al discorso nazionale, sai che presto la nazionale francese sarà ospite appunto del Tardini. Non è che hai sentito nell'aria magari di una convocazione geopolitica, non è che hai avuto qualche colloquio con il commissario tecnico, qualche suo incaricato, niente no, di tutto ciò, insomma. Non ho sentito niente. Non ho mai sentito niente. Ok. Yeah.